allí con Mavoli. Sindaco di Trentinara, Rosario Carione. Sindaco, ha appena preso il via l'iniziativa Gran Amore. Stiamo vedendo proprio delle persone che fanno uno splendido selfie d'amore nella sua Trentinara e con questa cornice fantastica. Vediamo cuori e richiami d'amore ovunque. Sì, abbiamo appena finito, insomma, di presentare l'evento e abbiamo appena acceso le luci, le luminarie che accompagneranno in questi tre giorni d'amore i nostri visitatori, i nostri turisti. Abbiamo reso Trentinara più bella, piena di luci, piena di fiori, insomma, in un momento sicuramente difficile, l'inverno in un piccolo paese, ma siamo davvero felici e orgogliosi innanzitutto nel vedere il nostro paese più bello, insomma, sono già felice di questo e sono certo che, insomma, avremo la possibilità di ospitare un po' di persone in questi giorni, insomma, a fare una splendida passeggiata lungo la Via dell'Amore, sulla terrazza del Cilento, a fermarsi presso la sede dell'APS dove abbiamo preparato un piccolo momento di accoglienza, chiamiamolo così, lì dove abbiamo esposto le foto che hanno partecipato al contest fotografico e i cui vincitori saranno premiati nella giornata di domenica. Insomma, tre giorni di passeggiata romantica, di vivere in un paese tranquillo, sereno, insomma, con un bel freddo che non guasta, perché in questo periodo ovviamente fa freddo, ma ci saranno tre giornate di sole, quindi non vi scoraggiate, insomma, invito le persone a fare una splendida passeggiata qui perché troveranno un paese bello e la comunità davvero felice di accogliere chiunque lo vorrà. Maiano, Giungano e Trentinara insieme per un evento volto anche a destagionalizzare il turismo, un evento che parla d'amore. Ne parliamo proprio con il vice sindaco Franco Russomando di Giungano. Siamo a Trentinara dove ha appena preso il via Gran Amore. Assolutamente sì, un progetto entusiasmante che, come dicevamo prima nel convegno nell'aula consiliare, ha messo insieme quindi come partenariato questi tre comuni di Maiano, Trentinara e Giungano, e dove questa sera Rosario, con molto coraggio e con molta insistenza, ho voluto questa manifestazione quindi destagionalizzando un po' quello che è il normale flusso turistico dei nostri territori. Ha avuto coraggio e il coraggio, secondo me, gli dà ragione, perché questa sera veramente è un incanto questa piazzetta, questa terrazza del Cilento, da dove si guarda Giungano, no? Verso il basso, e dove c'è questo scenario che dico io sempre, manco i cinesi si possono copiare, sono bravi in tutto ma non ci possono copiare questo, perché è una bellezza naturale straordinaria dove veramente ci si aspetta un grosso risultato. Secondo me il coraggio c'è stato, la battaglia stasera, che è la prima serata, possiamo dire che è vinta, e bisogna continuare su questa linea, su questa rotta. Ovviamente noi amministratori abbiamo il compito di essere al servizio delle comunità. Questo stasera lo dimostro ancora una volta, perché il nostro compito, quindi il nostro servizio alle comunità, è quello di creare le opportunità, di creare percorsi affinché chi poi vive effettivamente le comunità ne abbia un beneficio, e ovviamente ne abbia un beneficio la stessa comunità rispetto a quelli che sono i processi e i percorsi messi in campo. Questo progetto è un progetto entusiasmante, quindi il grano è il filo conduttore tra i tre paesi, e l'amore ovviamente è l'amore che ci vuole e ci voleva per portare avanti un campo di grano, affinché il grano crescesse e poi diventasse farina. Oggi e all'epoca ci vuole tanto amore e tanta fatica, ma la fatica vera, tant'è vero che sia le comunità di Trentinara che quelle di Giungano, in occasione dei grandi attrattori, no, che sono la festa del pane da una parte, la festa della pizza a Giungano, sono andati anche negli ultimi anni alla riscoperta dei grani antichi. E questo perché? Perché ovviamente la filiera impone oggi di avere un percorso di prodotti genuini, di prodotti tipici di questa terra, che poi ovviamente vanno sulle tavole di chi ci viene a visitare e di chi viene a degustare. Vi invito a venire a Trentinara per queste belle tre serate, e stasera un vero applauso a Trentinara e a Rosario che ha vinto la battaglia. Lucenta chiude stella, sonnira chiude nira, so come tu i sospiri, sembra che tenga vento, se trovo sentimento.